Ciao, io volevo fare una domanda sul Vernicaro, che è un paese che comunque ha lottato contro la 'ndrangheta e voi avete girato lì, so che anche le maestranze, comunque parte del cast era proprio di lì. Che accoglienza avete avuto? Come vi siete rapportati con loro? Che reazioni hanno avuto sul film gli abitanti del paese? Vabbè, da permettere che Vernicaro è uno dei paesini che cerca di mantenere lontano questo tipo di organizzazioni criminali, appunto. Poi sì, appunto Francesco ha voluto far sì che, insomma, Vernicaro, no, prendesse in un certo senso vita, dando la possibilità anche di fare delle parti, appunto, sia per dar vita ai calabresi in un certo senso, quindi all'origine, e poi Vernicaro comunque è un paesino meraviglioso, ci hanno accolti in una maniera veramente calorosa, sono stati meravigliosi tutti, si sono messi a disposizione per qualsiasi, in qualsiasi cosa, quindi sì, è un paesino compatto, unito, appunto come dicevo, cerca di lasciare fuori, quindi di mantenere a distanza queste organizzazioni criminali. Quindi è uno dei paesini che, seppur piccoli, combattono, ecco. Hai ragione, perché dando un'occhiatina, cioè, ho detto, gli abitanti sul comune di 2.400 persone, magari sparsi in vari punti, il territorio è un pochino, che la domanda è appropriata, perché anche vivere lì da quelle parti è veramente complicato, indipendentemente dalla presenza della Andrea. Sì, no, nel senso che ricordo che c'erano, ricordo il nome, questo ragazzo che era venuto qui a Berlino, Agostino, c'era un ragazzo un uomo, che faceva qualsiasi, poi c'era questa famiglia che, la casa era di questa signora che faceva le pecore. Lì, Lo avete girato? l'abbiamo girato, Sì. sapevano proprio Si è messa a il disposizione la casa, luogo. gli animali, perché poi loro avevano le Sì. caprette. Facevano il formaggio, la ricotta, le cose, e erano lì, stavano lì, vivevano lì, e Quindi qualsiasi proprio. cosa domandate, chiedete pure, cioè era Erano proprio casalecci, come dico io, erano proprio casalecci, straordinario, persone meravigliosi. accoglienza che noi del sud, ma abbiamo, no? Tu sei un paese di pescatori, la collina non è Mazara del Vallo, famoso Vabbè, io sono pescherecci. nato a È Mazara, nato a Mazara del dopo Vallo, 2 ore Castelvetrano. Castelvetrano, quindi crocevia anche mafioso. l'altro nome Castelvetrano, epoca, crocevia mafioso cristiano. purtroppo Hai ragione. Matteo Messina Denaro, Certo. questa croce che anche noi abbiamo, No, ma non c'è solo luce. è così. Ce n'è altri comuni, perché nei titoli si vede, sono detto 5-6 della zona, quindi tutta una zona che ha partecipato a questo Sì, ma sono sotto. tutti uniti, cioè Sì. praticamente gira il vicolo e trovi l'altro paesino Altro lì, comune, praticamente anche sono questo. tutti molto attaccati, compatti, quindi sì, sono Anche meravigliosi. perché la 'ndrangheta si giova di qualcosa che è l'esatto contrario di quello di cui si è giovata la mafia. Roboante, insinuante, manifesta, lo sappiamo. L'andrangheta nel silenzio Silenzio. scava in un certo modo e nel silenzio è riuscita a dominare forse anche un po' di Nord Italia e di Nord Europa. Comunque, È così ovunque, è ovunque. E in questo senso lo dobbiamo sempre ricordare. siamo Il rito quaresimale, cruento e autolesionistico. Tu ne sai di più, insomma. Sì, perché io poi sono una molto curiosa. Sì, in realtà c'era un ragazzo, Cristian, non te lo ricordi, Cristian, che lui si autoponiva. Sì, io dicevo che si autoponiva, ma di là io non ho voluto sapere altro perché ho visto delle cicatrici sulle gambe, con cui appunto loro sì, hanno questo tappo di sughero, mi pare sia sughero, con cui loro mettono all'interno dei pezzi di vetro scheggiati, quindi che abbiano le punte ben affilate, con cui si friggono queste Imprimono delle cose. ferite, non Sì, mi ha fatto impressione, infatti io poi non ho voluto sapere altro, perché lì si è alzato giusto un po' il puntone, ho detto no, basta, perché proprio.
una punizione, non so, dico che si puliscono, cioè, anche se volessero in un certo senso un po' purificarsi dei loro peccati, no? E lo fanno per questo, insomma, fanno questa processione che, dove si infliggono. Okay. Un rito pagano, Sì, evidentemente, un origine. rito. Contaminazioni sacro-pagane. Sì, esatto. Okay.